fare sentire uno dei grandi protagonisti di questa partita. Vi dico solo che ha preso una traversa e sta per parlare adesso. Sempre la barba tistuta. Come è stato giocare questi primi 45 minuti di gara? Fatti così. Però sei stato grande protagonista. Grande squadra mi hanno fatto, Veramente non pensavo di giocare con questi campioni e vederli giocare ancora bene come hanno fatto oggi. Stavi stravincendo. Pensavo che tutti fossero nelle mie stesse condizioni, invece questi giocano davvero. Firenze ha risposto alla grande. Come sempre, come sempre. Penso che è una delle migliori piazze per fare questo tipo di spettacolo, perché sempre risponde, insomma. E qual è stata la tua emozione in questa giornata in cui sei stato anche nominato cittadino onorario di Firenze? Oh, quella è stata la più grande, no? E poi entrare qua sempre mi può venire a quelle dopo, no? Anche se vado in tribuna è sempre la stessa sensazione. Lorenzo, gli puoi chiedere che cosa ha provato al momento del primo gol sbagliato e quanta voglia aveva poi di riscattarsi? Ha fatto tre, ma avrebbe dovuto il primo gol l'ha sbagliato. Che è successo in quella casa? Poi ti sei riscattato alla grande? Perché non ho fatto riscaldamento perché con le caviglie non posso regalare niente. Allora si è visto. Il secondo tempo. Ho fatto tre gol e te mi dici che il gol è sbagliato. L'hanno chiesto alla tribuna, ma non te lo volevo chiedere. Vabbè, spiegami. Giocherai anche il secondo tempo? No, spero di riuscire, non ce la faccio più. Grazie mille a Gabriele Battistuta.